Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, bentornati nella rubrica Camminare in coscienza. Dopo una breve pausa estiva ritorniamo con questi nostri appuntamenti dedicati proprio al cammino evolutivo, alla presa di coscienza, quindi camminare in coscienza per prendere coscienza. E questi appuntamenti so che mi sono piaciuti molto nella stagione precedente e quindi con Bruno Pepe abbiamo organizzato un nuovo percorso da fare insieme in questa nuova stagione. Ma questa sera noi inizieremo con un argomento, diciamo che è un appuntamento monografico su Atlantide, questo continente di cui sentiamo parlare ogni tanto, questo continente misterioso, scomparso, di cui abbiamo avuto insegnamenti e notizie, ecco, dal passato, ricordiamoci di quello che ci diceva Platone, insomma, di quello che la storia, insomma, un po' ci ha consegnato e anche di tutte le varie teorie, ecco. Su Atlantide, dov'è, se in un posto solo, se in più posti, insomma. Questa sera con Bruno Pepe, in questo nostro primo appuntamento di Camminare in Coscienza, parleremo proprio di Atlantide. Di ricordare Atlantide, il titolo è anche il ritorno verso casa e scopriremo anche perché il ritorno verso casa, però facciamo entrare il nostro caro Bruno che ritorna qui. Con noi su Focus 3.0. Bentornato, caro Bruno, bentrovato. Grazie, grazie Anna, grazie a te e a quanti avranno la bontà di seguirci. Grazie per ospitarmi ancora. Grazie a te per la tua preziosa presenza. Un saluto caro da tutti noi di Focus 3.0, Mistero della vita e anche, ovviamente, anche in primis dal nostro Enrico Valentini. E un saluto caro a tutti i nostri amici che ci seguiranno. Voi sapete che questa rubrica viene registrata, poi creeremo degli appuntamenti, qualche appuntamento anche in diretta dove voi potrete poi formulare le vostre domande. Ma questa sera stiamo quindi polarizzati su quello che è l'argomento che abbiamo scelto, che è appunto proprio Atlantide. Atlantide è questo continente, come dicevamo prima, di cui c'è. Cioè, si sente parlare in tanti modi, no? Quindi, che cos'è davvero Atlantide? Tu hai fatto grandi ricerche, noi sappiamo che Bruno, con la sua esperienza, anche lui con i suoi contatti extra, come amiamo dire noi, anche lui ha Aiutatori avuto invisibili, con gli aiutatori aiutatori invisibili. invisibili, no? Ecco, anche lui riceve informazioni e quindi ha ricevuto delle informazioni veramente molto, molto interessanti che questa sera condividerà con noi, no? Quindi io direi proprio, cioè, partiamo dall'inizio, come si dice, ecco, e facciamo il primo gradino e cominciamo a dire che cos'è Atlantide, cosa è Allora. stato. Devo permettere questo. Non prendete le mie parole come se fossero un sunto di verità, perché è difficile parlare di argomenti così complicati e che smarriti nel tempo di migliaia d'anni, milioni di anni, avendo la presunzione di dire questa è la verità. Può essere una forma di interpretazione che potrà darci qualche spunto di riflessione. Quindi vi prego, prendete il mio dire con tranquilla serenità e con le pinze, come dico io. In realtà non avremo molto tempo, però daremo degli spunti di riflessione, qualche momento di chiarimento. Al di là di quanto Platone, Crizia, nei suoi testi leggiamo di Atlantide, quello che può rendere un attimino curiosi e perplessi è perché spesso e volentieri si scoprono rovine che vengono attribuite alle Atlantidei alle quattro parti del mondo. Ovunque si ritrovano vestigia che possono venire attribuite a quell'antica razza, che non era una razza, a quell'antica famiglia Atlantidea. E allora bisognerebbe forse capire perché vi possono essere ai quattro lati del mondo costruzioni ciclopiche simili, perché
culture che improvvisamente trovano una spinta evolutiva e cosa possa avere portato nella mente di tutti noi questo grande mito di Atlantide, come se fossero esseri superiori a noi, come se potevano o potevano, abbiano potuto vivere in questa dimensione terrena che non è assolutamente terrena. Faremo una cosa rapidissima. Poi, se eventualmente vorrete, faremo una serata magari di domande, se potremo approfondire il discorso. Quanto sta accadendo ora, e mi riferisco ora, in questo periodo storico, sul nostro pianeta, è in un modo diverso, ma altrettanto epocale, di quanto era avvenuto qualcosa come 24-25 milioni di anni fa. Quando si parla di Atlantide, la storia non ci può insegnare chi erano veramente le Atlantidee, da dove possono essere arrivati. Faceva parte di un grandissimo e bellissimo progetto. Le razze più evolute di diversi sistemi solari, Alfa Centauro, Sirio, Pleiadi, Orione, avevano creato su questo nostro pianeta, che era ancora in una fase embrionale di nascita, di crescita, avevano portato su questo pianeta un progetto bellissimo, che era quello di fondere le specifiche qualità delle diverse famiglie a livello celeste, a livello galattico, per creare una razza particolare. Una razza che poteva avere le migliori caratteristiche di saggezza, di intelligenza, di capacità costruttive, ma soprattutto di qualità di stati di coscienza unificati, collegati. Era creare l'uomo ideale, la razza migliore, che doveva servire nel tempo, e noi abbiamo una condizione del tempo alquanto limitata, doveva servire a colonizzare il nostro sistema, il nostro pianeta, ma non come coloni, a colonizzarli per migliorarne la qualità e creare poi dei messaggeri da inviare su altri sistemi per portare questa qualità di servizio. Questa qualità di servizio. E gli Atlantidei, perdonate se sembrerà una favola, facciamo finta che vi sto raccontando una favola. Questi Atlantidei in che modo lavoravano? Parte di loro erano scesi sul pianeta Terra per lavorare qui fisicamente ed aiutare quella razza primordiale di semi-umanoidi che abitava allora il pianeta, ad aiutarli ad evolvere a ogni livello. Ma la gran parte degli Atlantidei circondavano il pianeta ed erano collegati a livello animico. Oggi oseremmo dire collegati via internet, no? Una splendida rete che li collegava. Ma con la differenza che loro erano collegati a livello di stato di coscienza. Questo permetteva loro di essere tutt'uno, perdonate il termine, con le truppe al fronte, quelli che erano sul pianeta, e loro, che circondando il pianeta creavano questo anello di energia per creare una sorta di cappa di protezione, sapete come creare un involucro protettivo per permettere a tutto questo di crescere, di emergere. E gli Atlantidei sul pianeta operavano a stretto contatto con questi umanoidi per modificare i loro codici genetici, i loro codici del DNA, poter portare loro il massimo della sapienza, della conoscenza, dell'amore, della saggezza, ma soprattutto dello stato di essere uniti uno. Vi porto un esempio elementarissimo, ma che vi può dare un'idea.
Avete presente le colonie delle formiche? Ognuno sa quello che deve fare. La colonia delle api, nessuno insegna alle formiche cosa devono, nessuno insegna alle api, ognuno sa già perché sa e già, e nessuno si merita di poter invidiare l'altra formica che può avere un compito diverso, o di poter invidiare la formica regina o l'ape regina, perché ognuno ha le sue funzioni, ognuno ha le sue mansioni, che non è nel senso di obbligatorietà di schiavitù, ma in un senso di consapevolezza, di coscienza, per il bene comune. Grandioso il progetto. Provate a smuovere una formichina vicino al loro nido. Guardate se immediatamente tutte le formiche non reagiscono. Perché vuol dire che l'impulso arriva, l'impulso d'allarme, arriva contemporaneamente a tutta la specie. Quindi, signora, Bruno, dimmi. Vorrei dirti una cosa, che questo modello, però se noi pensiamo bene, il nostro corpo come è fatto, anche lui ha lo stesso sistema, perché quando c'è una parte deficitaria del nostro organismo, tutto il resto coopera. Esattamente. Per cosa mantenere. Accade? È lo stesso modello. È lo stesso modello. Le nostre cellule, che sono state programmate intelligentemente, la cellula del fegato non invidia la cellula, che so io, del polmone o del pancreas, o del, perché ha la sua funzione. Cosa succede in un corpo umano? Quello che poi accadde allora alle Atlantidei. Qualche cellula non obbedisce più, non sente più il suo progetto, che accade al corpo? Diventano delle cellule che vanno a infettare l'organismo, non reggono più l'equilibrio, non seguono più il loro processo. Hai portato un esempio bellissimo. Se noi fossimo perfettamente in armonia con il nostro corpo, al di là delle nostre parti emotive che sono causa della nostra esistenza, purtroppo, attraverso la parte egoica, il nostro corpo funzionerebbe perfettamente bene sempre, perché è in armonia. Dove non siamo in armonia? Con gli stati d'animo. Ma vedremo il perché. Certo. Perché non siamo altro che coloro i quali stanno portando avanti quanto gli Atlantidei avevano iniziato, poi hanno dovuto interrompere il loro malgrado. Dobbiamo andare abbastanza rapidamente. Sì. Cosa accade per interrompere questo splendido programma? Da altri sistemi arrivarono altre entità che vollero interrompere il processo che era stato avviato. Cosa accade in un computer quando improvvisamente viene messo un virus potentissimo? Tutto il sistema va in corto. Cos'era accaduto agli Atlantidei? Hanno interrotto quello che era il collegamento eterico, animico, tra quanti circondavano il pianeta e davano disposizione a livello d'animo a quanti erano a lavorare sul pianeta. Si interruppe la comunicazione. Cosa accade alle truppe al fronte se improvvisamente dal comando non c'è più la possibilità di inviare ordini? Perché il comando strategico ha il quadro generale della situazione, quindi comanda le truppe come muoversi. Ma se non arrivano gli ordini dal comando strategico, le truppe cosa fanno? Non sanno più come meglio agire e quindi cercano di fare del loro meglio. Solo ed che entrano, anche in entrano anche in confusione. Ed entrano in confusione. Ma quello che fecero allora, fa attenzione Anna, è ancora più profondo, perché lo stiamo vivendo ancora noi, certo, adesso. Per quello. Non fecero altro che frazionare i codici genetici, il DNA, rendendo ognuno di loro separato l'uno dall'altro. È stato come inserire dentro di noi il nostro ego, al di là della parte nostra animica, spirituale, e ci hanno separato in due, facendo nascere l'individualizzazione della personalità e rendendoci incapaci di comunicare con gli altri identici a noi a livello dello stato d'animo.
Quando avvenne questo, i diversi gruppi atlantidei che erano sul pianeta, come racconta la Torre di Babele, ricordi? Improvvisamente certo. Ognuno parlò una lingua diversa. E la stessa Babele che abbiamo adesso. Brava. Ognuno prese una strada diversa. Questo ci può forse fare comprendere come quei gruppi che non erano più coesi tra di loro, avendo ognuno di loro quella grande e profonda conoscenza, la portarono ai quattro lati del mondo, cercando di ricreare ognuno nella propria individualità di gruppo ciò che prima era nel macro del gruppo. Ecco perché troviamo delle grandi vestigie, delle grandi costruzioni a ogni polo del mondo. Chi ha portato loro lo stesso modello di, non dico di civiltà, ma di capacità? Ma la cosa ancora più, oserei dire, tragica è che frazionando il nostro DNA, sai, come rompere un puzzle, mischiare tutte le tessere e lo devi ricostruire, hanno lasciato intatti solo due filamenti del nostro DNA. Quei due filamenti ci hanno creato il concetto del bene e del male nella separazione interiore. Quindi ricostruire tutti quei filamenti è come ricostruire tutto questo puzzle. Qual era il progetto che in altri sistemi è andato a termine? Creare quello stato di amore universale, di coscienza universale, in cui ognuno di noi, al di là del colore, della razza, si ravvede nel progetto. E qual è il progetto? Portare avanti l'essere nella sua evoluzione, ognuno con le sue capacità. Sul pianeta restarono tre razze atlantidee, perché non ci fu solo un arrivo, ci furono tre arrivi in tre periodi diversi. Se andiamo a vedere sul nostro pianeta, ci sono tre razze presenti. C'è la razza caucasica, che è quella razza bianca. C'è la razza mongolica, che è la razza gialla. C'è la razza africana, che è poi la razza nera. Ma allora, se siamo tutti figli dello stesso padre, come fanno a esserci queste tre razze ben diverse? Perché una razza è ben diversa da una etnia. Una razza ha una configurazione di DNA particolari, di codici particolari. Poi puoi appartenere, al di là della razza, ad una etnia di qualità di vita, di modelli di vita, ma la razza è una razza a sé stante. Allora, quelle tre razze degli Atlantidei che erano rimaste sul nostro pianeta sono i nostri progenitori. Cosa sta accadendo adesso sul nostro pianeta? Cosa sta accadendo con questa separazione nei confronti degli immigrati che tentano di arrivare? Cosa stanno facendo le diverse nazioni? Ognuno tira sui muri, ognuno tira sulle chiusure. Ognuno pensa a sé. Questo era accaduto a suo tempo quando ruppero lo schema animico degli Atlantidei e ogni gruppo si riconobbe solo nel suo gruppo, non riconobbe più gli altri. Questa separazione ha portato il disfacimento che ancora oggi viviamo su questa terra. Se dovessimo approfondire tutti gli aspetti particolari degli Atlantidei, avremo bisogno di 4-5 ore. Qui stiamo buttando dei semi, dei flash, dei momenti di riflessione. È difficile per noi pensare che queste entità a livello eterico potevano comunicare agli operai in terra. Ma se facciamo un esempio più materiale, noi oggi siamo collegati online, no? Grazie alla strumentazione scientifica. Però la nostra parte intuitiva, il nostro sesto senso, dov'è? È latente, è presente, ma non è attivo. Dobbiamo anche pensare che come DNA noi sappiamo che siamo limitati, no? Cioè
non c'è. Avevano detto che tutto l'altro DNA era DNA spazzatura. È una follia. È quello che conta di più. Ne abbiamo solo due e hai lì che attive. È una follia. Se avessi tutte le 12 spirali attive, avessi la potenzialità di usare tutta la potenzialità del mio cervello, quali sarebbero le mie potenzialità e possibilità? Ma a che livello di stato di coscienza sarebbe legata la mia potenzialità? Attenzione, perché gli Atlantidei si distrussero tra di loro quando avvenne la separazione, proprio perché quella separazione li portò a prevalere l'uno sull'altro. E avendo un potere tecnologico per noi impensabile, anche se alcune delle loro tecnologie Tesla li ha ritrovate, li ha ritrovate, come gli ultimi terremoti, lasciamo stare, va bene. Si distrussero tra di loro per la loro alta potenzialità. Ora tu pensa, se la specie umana non avesse un'apertura di coscienza vera e avesse un grande potere solo mentale di creare, cosa accadrebbe? Avremmo distrutto il mondo o la galassia intera, perché non siamo legati a livello di coscienza. E non c'è coscienza della coscienza. Perché non c'è coscienza. Questo infatti è il principio base. Infatti di coscienza adesso, no? Bravo. Tutti qua ci stiamo arrivando finalmente, che è quello il punto di partenza. Allora, quando ho detto Atlantide rinasce, questa era una conferenza che avevo tenuto nell'aprile del 2011, e non rammentavo che avevo detto nei prossimi 14 anni quello che sta accadendo ora. Atlantide ritornerà in che senso? Che l'umanità si ritroverà nuovamente separata, non più coesa, e allora le anime già aperte, gli stati di coscienza che sono già in una fase di apertura, riceveranno una spinta ancora più rapida di evoluzione. Perché questo è il momento di una chiusura di fase, di ciclo, e chi è pronto riceve una grande spinta di intuizione, di apertura d'anima improvvisa. Questo, Bruno, è quello che appunto dicono, cioè anche a me richiedono questo, proprio di fare un lavoro per portare avanti le anime in coscienza, in consapevolezza, perché sarà quello che servirà. Esattamente. Nel futuro. Quello ci dà la comprensione, ci dà l'amore per noi stessi che abbiamo difficoltà ad avere vissuto, e soprattutto ci dà lo stato di beatitudine, di forza d'animo. Per beatitudine non intendo esaltazione, ma quello stato di benessere interiore che ci dà una forza che non verrà mai meno. Assenza di paura, soprattutto. Assenza di paura, perché comprendi che non esiste la morte, ma comprende che sei un essere come essenza immortale che vive un'esperienza terrena. Certo. Ma se le Atlantidee avessero portato a termine quel loro lavoro, noi a quest'ora, esseri umani, saremmo su altri sistemi a portare questo stato di lavoro. Come dire, inseminiamo gli altri come a nostra volta siamo stati inseminati, capisci? Dov'è il problema che stiamo vivendo? Stiamo, mi ci metto anch'io. Siamo messi a dura prova ultimamente, fai attenzione. Perché siamo messi a dura prova? Perché c'è quello scompiglio del formicaio che è stato toccato e ormai non c'è più sicurezza, non c'è più una proiezione, non c'è più un riferimento esterno vero, valido. E questo però, Bruno, è il momento degli esami questo. È il momento degli esami. È il momento in cui i nodi vengono al pettine. Allora, perché le nostre famiglie, dico le nostre per intendere quanti attorno a noi, quanti ci ascoltano, non sono riusciti in passato a pianificare, a armonizzare, rendere almeno il nucleo di famiglia omogeneo, equilibrato? Prevedi quella spaccatura che c'è dentro di noi, la nostra parte egoica, della parte di personalità, della mancanza di vera coscienza. E non avendo quella parte, e nel risveglio, ciò che noi viviamo diventa
relativo al nostro egoismo, al nostro benessere personale. Ti ritrovi? Ecco quello che stiamo vivendo ora. Se devo riprendere le fila degli Atlantidei d'allora, sta accadendo sul nostro sistema, sul nostro pianeta, quello che era accaduto allora. Cosa dobbiamo far nascere ora dentro di noi? La forza, la saldezza e la fiducia assoluta. Perché se io non mi unisco come stato d'animo e di coscienza alla mia fede e fiducia vera, gli eventi che arriveranno mi creeranno debole, mi creeranno preda delle paure, preda della separazione. E in questa separazione io vivo non solo il distacco, ma vivo il senso di non appartenenza. La razza degli Atlantidei, che non era una razza, ma era un consesso di etnie diverse, da sistemi diversi, hanno lasciato su questo pianeta non solo le loro tracce, ma hanno inserito dentro di noi, sia pure parzialmente, hanno inserito questa parte dei loro codici genetici che si stanno risvegliando. In chi si sta risvegliando? In quelle persone che in questi ultimi 7, 8, direi 12 anni hanno cominciato a sentire un richiamo di bisogno di comprensione, non dico tanto di spiritualità, ma hanno cominciato a interrogarsi chi sono, perché, come. Perché gli Atlantidei sono dentro di noi, con i loro codici, non risvegliati. Ecco perché tanta gente ultimamente ha bisogno di qualcosa che non sa, però sa che ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di comprendere, ha bisogno di capire che la sua vita non è astratta solo in questa fase sul nostro pianeta, ma ha bisogno di capire qual è il senso della vita che sta vivendo, quale esperienza sta vivendo. Ed è un peccato, perché abbiamo perso, direi, 22 milioni di anni di evoluzione. Però non è un caso, anche perché a livello planetario il tempo è niente. Certo, infatti. Quello che stavo per dirti è poi relativo, insomma, per noi è... Non solo è relativo, ma quello che manca a tutti quanti noi è proprio quel senso non solo di amore universale che è idealizzato e viviamo il nostro amore personale, perché la follia umana ora sul pianeta e sul baratro, attenzione, qui vogliono ricondurci ad uno stato di schiavitù psicologica, legandoci alla paura, al bisogno, al dover fare il bene dell'umanità attraverso ciò che loro ritengono sia bene. E quanto sta creando questo nuovo ordine, creando prima il disordine, sono gli stessi che hanno creato il caos 25 milioni di anni fa. Perché si sta reiterando. Stanno reiterando. Perché essendo alla fine di questo ciclo evolutivo, qui si tirano le somme. Allora, più anime renderanno schiave del bisogno, della paura, più porteranno ansia e timore nelle persone, più le persone cercheranno di avere qualunque tipo di aiuto pur di non affrontare non le difficoltà, ma le loro paure. E quindi ancora una volta affideranno la soluzione ad altri. Non era questo lo scopo degli Atlantidei. Quello che ho potuto vedere, sentire, comprendere era di una dimensione tale che per noi è impensabile. È quello stato proprio di appartenenza
di stato d'animo, al di là nel rispetto delle diverse specie, ma sentendoci che siamo tutti insieme ai remi di questa barca, per portare avanti l'evoluzione, ma per portare avanti soprattutto lo stato di evoluzione di coscienza su altri sistemi che sono ancora a livello, oserei dire, della pietra, come livello di... Cosa hanno fatto al contrario sul nostro pianeta le nazioni colonialiste di un tempo? Non sono andate a colonizzare per portare aiuto e benessere, sono andate per depredare, per mantenere le popolazioni nell'ignoranza, nel renderle schiave, ancora oggi, attenzione. Beh, adesso stiamo anche raccogliendo i frutti. Brava, esatto. Ora stiamo raccogliendo quanto abbiamo seminato. Sì. Allora, se vediamo quanto sta accadendo in questo periodo sulla nostra Terra, possiamo idealmente cominciare a configurare quanto era accaduto 25 milioni di anni fa, quando hanno portato questo frazionamento, portando l'ego, è stato il più grande, la cosa più elementare e più potente che potessero fare. Perché ci hanno già separato dentro di noi. E quindi vivendo io nella separazione, vivo nel bisogno di trovare qualcosa, qualcuno che mi dia non solo un'identità, ma mi dia un ruolo. Perché io con me stesso non vivo un ruolo. No. Voglio dire che se andiamo a guardare proprio la nostra storia recente, cioè vediamo poi sempre tutte queste prove, no? Queste prove, nel senso che se noi guardiamo quello che abbiamo vissuto in questi tre anni, no? È stata proprio una verifica, è stata proprio una prova per vedere come l'uomo reagiva, perché con la paura sono riusciti a creare questa separazione. Separazione, e quindi hanno mantenuto la conoscenza negata, il sapere negato, perché noi sappiamo che una parte di informazione è stata negata, o meglio, chi voleva far vedere le cose e dire ma guardate che, cioè, veniva cancellato assolutamente, e in questo modo si è continuato a mantenere le persone in un rapporto di dipendenza e di sudditanza. Non solo. Ma anche di accredine gli uni verso gli altri, attenzione, perché poi le persone che credevano rispetto ad altri, cosa hanno creato poi? Non solo il frazionamento, ma anche le lotte tra un gruppo e l'altro, tra una forma ideale. I clan. Quindi se allora l'avevano potuto fare a livello animico, interrompendo il collegamento animico, qui dove hanno potuto operare? Operando sulla nostra paura, quindi separandoci ancora di più, tenendoci a lungo isolati da soli, quindi eravamo ancora più deboli, più impauriti, più nel bisogno di comunicare. E come hai detto giustamente, questa è stata una cartina di tornasole. Certo. Ma è servito anche per capire chi è pronto a diversamente evolvere, come hanno fatto alcuni gruppi atlantidei su altri sistemi. Perché quelli che erano rimasti attorno al pianeta sono ritornati alle loro origini. Ora sono tornati da un po' di anni a raccogliere quelle essenze incarnate che dentro di loro hanno portato comunque avanti nel tempo quella presa di coscienza. È ovvio che non è una coscienza unitaria, però il singolo dentro si è già riunito con sé, ha già trovato una sua diversa identità interiore, capisci? Quindi nel micro quel progetto si è realizzato nelle singole persone, chiaramente non in quella grande dimensione, ma è già qualcosa. Sì, ecco perché ora hanno bisogno di capire chi è pronto dentro come stato d'animo. Chi non ha paura di quello che potrebbe arrivare o capitare, chi è in grado di avere la saldezza perché ha forza d'animo e si è aperto in una coscienza che risponde alla tua consapevolezza. È questo, Bruno, è questo il problema, cioè il problema, la questione secondo me è una, è solo quella, cioè è anche quella che rappresentava il grande potenziale di unità, essere coscienti di... E questo manteneva l'unione.
quando tu non sei in coscienza, sei in separazione. Nel senso che sei con le tue paure, con le tue ansie, le tue preoccupazioni, con le tue visioni molto, molto sei limitate. Nella tua parcellizzazione della personalità materiale e non della personalità vera del sé, e questo ti porta a essere già in lotta dentro con te. Ecco la frammentazione del DNA. La frammentazione. Ricostruire tutto non è semplice. Però molti, almeno un buon 70% di quel puzzle dentro, l'hanno già ricostruito in tutte queste varie fasi, in questi vari passaggi. Quindi quelle essenze incarnate, non voglio usare il termine anima, usiamo l'anima, anche se non è proprio lei. Quell'anima incarnata che ha già raggiunto un minimo di consapevolezza di sé, in parte ha già realizzato quel progetto di allora, sia pure nella sua dimensione, però è già molto. Che vuol dire che può essere portato come stato di coscienza a collaborare con altri, senza avere la pretesa di deve essere colui il quale ha ragione perché credi di essere più capace o più bravo o di essere il leader. Bravo. Capisci? Questo è il principio delle formiche, delle api. C'è l'ape regina, ma accudiscono l'ape regina perché deve fecondare le uova, le deve far crescere per la prossima generazione. Se non c'è la prossima generazione, non c'è il futuro. Allora a cosa serve il passato se non comincio a preparare il futuro, capisci? Ma il futuro è legato, ognuno di noi, al futuro che lui sa creare come stato di coscienza. Questo era un progetto bellissimo degli Atlantidei. Doveva essere davvero un paradiso terrestre questo. Esattamente. Ecco perché Platone, che aveva ricevuto informazioni in Egitto e aveva ricevuto documentazioni dagli Esseni, perché gli Esseni erano Atlantidei e curavano a livello vibrazionale, a livello sottile. Beh, è la via della medicina adesso, no? Che va verso la cura con la risonanza, quindi, con la risonanza, con le vibrazioni. Allora, cosa significa? Che il progetto di allora, che qui abbiamo sintetizzato brevemente, giusto per dare qualche flash qua e là, è rimasto in ognuno di noi. Oserei dire, è come un lievito che prima o poi doveva far crescere, no? Ma quando quel lievito può far crescere? Quando una parte tua ha cominciato dentro a essere nell'interrogativo, a cercare di capire cosa stiamo vivendo e soprattutto di capire da dove arriviamo. Perché se eravamo tutti nati sul pianeta Terra, dovevamo essere tutti uguali, no? Perché abbiamo tre razze diverse. Vuol dire che ci sono tre ceppi diversi. Ma chi li ha creati questi tre ceppi? L'uomo? Chi ha dato inizio alla vita su questo pianeta? Chi l'ha inseminato a livello primordiale? Questo era uno dei miei assilli, capisci? Tutti quanti i filosofi e gli esseri pensanti si pongono quella quando domanda. Quando ad adolescente andavo dove è stato l'inizio? A capire, ma dove sta in piedi tutto questo, sa Dio, no? Anche tu guardavi il cielo, dicevi, come sta in piedi? Bravo, dicevo, magari una grande scatola dove ha dentro tante cose. Io guardavo la luna e dicevo, ma poi cade? No, ecco, mi ricordo. Tutte cose da piccoli, no? Ma comunque, guarda che è impressionante vedere come davvero si riproponga, no? Cioè, lo stesso scenario, cioè sembra quasi che, cioè adesso tu hai detto una cosa importante prima, quando peraltro c'è del lievito, perché il lievito cresca deve fermentare, cioè ci devono essere dei fermenti, cioè una fermentazione, ci deve essere un movimento, ci deve essere no, una proliferazione, no? Che ti permette di... Capisci perché allora avevano circondato il pianeta con quella qualità di energia, perché la stavano fecondando e doveva crescere come qualità di stato di coscienza. Interrompendo questo, la crescita si interruppe. Ma non fu solo
impedire la comunicazione dall'esterno verso il pianeta, ma fa proprio interrompere lo stato di unione, lo stato di appartenenza delle diverse etnie. Quindi ognuno cominciò a lavorare per sé, pensando di doversi difendere dall'altro. Questo li portò a guerreggiare tra di loro. Come se parti dello stesso esercito, la marina guerreggia contro l'aviazione, l'aviazione guerreggia, che so io, contro l'artiglieria, perché tra di loro non si ritrovano più. Non è più un fronte comune verso altri, ma è un fronte interno. Beh, questo ha portato anche questo è attuale, no? Esatto. Vedi che lo schema è identico. La gente dovrebbe riflettere su cosa stanno cercando nuovamente di fare su questo pianeta nell'animo dell'essere umano. Cosa volete nuovamente inserire dentro di me? Il lievito della paura, il lievito del bisogno, il lievito che io non so cosa è bene per me, però tu fai ciò che dico io perché è il tuo bene, o è il bene di chi? Quindi io invito veramente tutti a fare molta attenzione in questa fase che stiamo vivendo. Diventate critici, cercate la vostra verità, non prendete la verità degli altri, ma neanche la mia, cercate la vostra, perché la vostra verità è un vostro stato di coscienza, quella è la vostra verità. Non possiamo creare ora sul pianeta questa forma di coscienza unificata, come dice qualcuno, io dico stato di coscienza ampliato, agganciarmi alla coscienza universale dove tutto è nella serenità, perché non c'è separazione, e non essendoci separazione non c'è lotta, perché sono unito, sono uno. Questo era non solo il progetto primario, ma quella razza che doveva evolvere su questo piano e inseminare altri piani, aveva anche il potere di poter creare con la forza del pensiero. Perché il pensiero crea quando è collegato alla coscienza unificata che gli dà l'energia. Perché non è più un pensiero egoico di ciò che a me serve, ma quel pensiero serve per ciò che è bene per tutta la comunità. Capisci? È come dire, alziamo un muro di difesa, non è che difende solo la mia capanna, stiamo difendendo il villaggio. Allora tutti partecipano alla costruzione del muro, capisci? Ma se io voglio costruire il muro di difesa solo della mia capanna, io lo sto facendo egoisticamente per me. Chi ha cercato di ricreare in un modo anomalo quella razza particolare ariana? Abbiamo presente quanto è accaduto non molto tempo fa, la ricerca della razza ariana, perché volevano ricreare quell'essere superiore da parte di alcuni gruppi estremamente esoterici, di una certa famiglia, certo, che non voglio nominare, perché non meritano neanche di essere nominati, ma vuol dire che erano dentro di loro, c'era una parte di quell'entità che già avevano creato quella frattura. Sai, l'eterna lotta tra il bene e il male. Bene e il male, no? Bravo, stavo per dirti, cioè, noi sappiamo che esiste il bene, sappiamo però anche che esiste il male, sappiamo che a livello di dimensioni extraterrestri, sappiamo che esistono quelli della luce e quelli delle ombre, no? Chi ha dato allora quella potenza cognitiva, industriale, bellica ad una certa nazione? Chi aveva già dato loro la capacità di creare, oserei dire, degli oggetti volanti? Da dove era arrivata quella tecnologia? Chi poteva averla data loro? Capisci? Chi ha dato ora quella tecnologia che può creare terremoti o può cambiare il clima? Da dove arriva? Cosa che da un po' di tempo l'uomo fa. Capite? Allora, la conoscenza
che un potere enorme deve essere legato ad uno stato anche di consapevolezza, di coscienza. Ecco perché qualcuno provvise a loro, a quel tempo, rovinare quel progetto degli Atlantidei, perché non volevano diffondere in tutto questo cosmo quello stato di qualità, di coscienza e di elevatura interiore, e non solo di scienza, capisci? Di modo che tutta questa parte di cosmo è rimasta schiavizzata, come siamo ancora noi ora. Come siamo ancora noi ora, esatto. Allora, io vorrei invitare quanti ci stanno pazientemente ascoltando, cercate dentro di voi, cercate di trovare delle risposte ai vostri interrogativi. Non state solo a ricevere ciò che gli altri possono portare voi, grazie ad Anna, grazie a quanti altri operatori. Questi devono essere momenti di stimolo, ma poi voi dovete andare avanti nella ricerca per voi. Voi dovete diventare, perdonatemi se mi permetto di dirlo, i costruttori di voi stessi. Perché nessuno può darvi ciò che voi dovete trovare e costruire dentro di voi. Perché gli altri vi daranno ciò che loro sanno o ciò che loro vogliono, che non è mai la vostra verità. Perché la verità è uno stato acquisito di consapevolezza interiore, che vi dà la forza di andare avanti, di non avere paura degli accadimenti e di non temere che la vita venga meno, ma la dovete costruire voi dentro. Quanti potranno darvi un consiglio o un aiuto devono servire come stimolo. Quindi anch'io dico sempre, non ho nessuna verità. Questa è la verità che ho trovato io. Dobbiamo ognuno di noi costruire la propria verità. Al di là delle credenze, al di là della specie di appartenenza, al di là della fede, che io dico fede come fiducia, apriamo lo stato non del cuore, che per noi è molto difficile, perché poi diventa la compassione, che anziché essere di vero aiuto, è una compassione che mantiene ferma la gente in quello stato di coscienza e di vita. Dobbiamo aprire il desiderio di essere di esempio agli altri e di fare nostro gli insegnamenti che nei libri, nei testi antichi, è codificato. L'esempio della Torre di Babele, della Bibbia, sembra un esempio sciocco, ma se lo andiamo a legare a quanto è accaduto all'epopea atlantidea, la possiamo configurare sotto una forma di favola per noi diversamente comprensibile. Quindi lo possiamo comprendere come un fatto narrato nella Bibbia, sarà vero, no? Però ci dà un punto di riflessione. Condividi, Anna? Condivido, Bruno. Penso che sia veramente importante quello che tu hai detto prima, cioè che noi siamo dei grandi costruttori, no? Siamo dei grandi costruttori. Credo che sia importante arrivare prima di tutto alla coscienza di questa nostra condizione, di questa nostra possibilità, di queste grandi opzioni che abbiamo a disposizione, no? Nel vivere la nostra vita, quindi c'è il nostro potenziale. Credo che questo sia proprio il tempo di presa di coscienza di questo e anche di presa di coscienza di quanto sia determinante l'utilizzo di questo nostro potenziale creativo, no? Ma guarda, io credo che basterebbe solo un po' di curiosità. Prendere magari in qualche fascicolo libro, anche su internet, le mura ciclopiche di vedere gli incastri perfetti, chi ha potuto sagomare così quelle pietre a quell'altezza, chi ha potuto costruire le piramidi, con quale attrezzatura, in che modo, come hanno potuto affrescare dentro le piramidi la luce da dove arrivava, quale tecnologia potevano usare. È una curiosità, come dire, può essere una sciocchezza, ma è uno stimolo.
come hanno potuto fare? Allora, se ho delle curiosità, se ho degli stimoli, voglio cercare di capire come potrebbe essere. È un fare un passo dietro l'altro, non una tessera dietro l'altra. Come hanno potuto lavorare il granito, come hanno potuto scavare quei sarcofagi perfetti, lucidi, che ancora oggi sarebbe impossibile. Allora ci doveva essere una tecnologia a noi non conosciuta. E da dove arrivava? Un'evoluzione diversa. Quindi ci hanno lasciato i segni in che cosa? Nelle pietre, nelle costruzioni, nelle misure matematiche che adesso vengono riscoperte dagli scienziati. Allora andiamo a ritrovare i codici di collegamento, perché siccome i cosmi sono in un equilibrio armonico, in una geometria armonica matematica, quando andiamo a riscoprire in quei monumenti i fattori matematici basilari, allora vuol dire che qualcuno li conosceva già migliaia di anni fa o milioni di anni fa. Io dico sempre che la scienza non scopre, la scienza riscopre, ritrova ciò che altri in passato, senza venir meno alla scienza, ci mancherebbe, ma ci deve essere un inizio primo, perché da nulla non nasce nulla, credo. Quelle sono state le motivazioni che mi hanno spinto per tutta la mia vita a cercare di capire con la mia limitata capacità di comprendere. Però se abbiamo il desiderio, io assicuro che l'aiuto arriva. Quindi non dico mettetevi in cerca di enciclopedie, di libri, non diventate topi di biblioteca, ma abbiate almeno delle curiosità. Ma se siamo pronti, sicuramente tutto viene molto così accelerato. C'è un'altra riflessione che ogni tanto mi ritrovo anch'io a fare, che è questa. Dunque, quello che giustamente tu dici, c'è stato un inizio, quindi noi stiamo riscoprendo qualche cosa anche che c'è già stato, che era più avanti di noi e che non c'è più, ma da cui noi proveniamo, e quindi davvero in qualche modo ritorniamo a casa, perché ritorniamo alle nostre antiche origini, no? E quindi abbiamo ancora tanto tanto da scoprire, no? per quanto riguarda la nostra realtà. Ma c'è un altro aspetto su cui secondo me è interessante anche farsi delle domande, perché le persone che ricevono delle informazioni come le ricevi tu, come le ricevo io, allora uno si dovrebbe fare questa domanda, almeno io me la sono fatta tanto, cioè anche non solo sulla mia esperienza, presumo che per te anche sia così, cioè ti chiedi, ma se arriva un certo tipo di informazione, se in certi contatti le informazioni hanno, cioè, un fil rouge, cioè una costante, ci si ritrova. Quello che arriva a te arriva anche a me, così, quindi capiamo che è qualche cosa che arriva da un'altra dimensione, una dimensione più evoluta della nostra. Però la cosa interessante è che in tutti questi contatti di altri piani di esistenza e di altri livelli evolutivi, c'è appunto questa costante, perché alla fine tutti ci parlano di quella solita storia, cioè dell'amore, dell'unione, no? Della luce, del bene. Cioè, anche su questo ci si deve interrogare, ben consci e consapevoli che in questo aspetto dualistico della realtà, diciamo, di altri piani, di altre dimensioni, però esiste questa presenza di energie che sono votate, di esseri che sono votati alla luce, all'evoluzione e al bene, e altre che sono votate alla separazione, alla divisione, alla sottomissione. Ma perché cosa? Perché nella luce ci sono codificati i codici di vita. Tu vedi le piante, si rivolgono verso la luce per crescere. Perché? Perché nella luce non è solo luminosità, la luce porta informazione. Campo, ma come la usi l'informazione, capisci? Allora le piante la possono assimilare come forza che dà loro la forza vitale interiore per crescere. Okay. Allora tutti sono orientati verso la luce, perché nella luce è codificato il codice, è la vita. Se non ci fosse il sole che manda a noi, il pianeta muore.
se non ci fosse sole centrale che a sua volta mantiene energeticamente tutte le galassie si spegnerebbero. Allora occorre che ci sia una qualità di energia che ti porta un'informazione. Ma come codifichiamo noi l'informazione che arriva a noi con la luce? La codifichiamo dalla parte egoica, che non è in grado nello spettro solare di andare a vedere i veri codici, perché il nostro DNA è limitato. È limitato. Quindi riceviamo solo gli impulsi di sopravvivenza animale, perdona il termine, i bisogni primari. Ecco che allora, quando gli Atlantidei avevano avviato questo processo, era proprio per codificare i codici di coscienza, di bellezza e di saggezza, capisci? Pensa quanto è bello avere la saggezza, avere la forza e la bellezza. Cosa vuol dire? Non la bellezza esteriore, ma la bellezza del lavoro. Allora tu scegli con saggezza come fare, che è portata avanti dalla forza, ma nella bellezza con cui lo fai, capisci? E non nella prevaricazione. Ecco le tre razze. Sì, certo, con questo spirito del servizio, dell'unione, che è un po' quello che facciamo noi qua su Focus, eh? Esattamente. Appunto di è fare quello che cerchiamo di fare qua. Però il mio invito, se tu mi permetti, e approfitto della tua ospitalità, è che tutti quanti ci stanno ascoltando, non aspettate che arrivi a voi da altri. Cercate anche voi, confrontatevi, siate critici. Cercate il vostro cammino, fate in modo di diventare i creatori non solo della vostra verità, ma anche della vostra vita. Perché poi la nostra vita e la vostra è creata dagli schemi egoici dei rapporti interpersonali. Ed è questo che gli Atlantidei mai avrebbero voluto. Ecco perché gli Atlantidei, che non erano sul pianeta, si salvarono da questo. Hanno potuto portare su altri sistemi quel loro ciclo evolutivo e su altri sistemi già in essere. Ma gli Atlantidei rimasti sul pianeta, che si fusero poi nelle diverse etnie e razze, dentro hanno ancora quei codici che abbiamo dentro di noi. E quando ognuno di noi ha trovato la sua chiave dentro con il desiderio di comprendere, quei codici si attivano. Ecco che quel lievito riprende forza. Ma lo dobbiamo attivare noi. In che modo? Nessuno può cambiare. Nessuno può fare il nostro posto. Assolutamente. Ognuno di noi è creatore della sua realtà. Nella misura in cui riesce, nella misura in cui è in grado di farlo, ma nel desiderio di. Altrimenti resteremo sempre succubi vittime di quanti vogliono imporre a noi. E meno che mai gli Atlantidei questo l'avrebbero voluto. Quello che ho potuto vedere, sentire in quella dimensione è di una bellezza, di una beatitudine di pace che non può essere descritto a parole, perché è uno stato di coscienza. Allora, in quello stato di coscienza tu sei tutto e non sei niente, ma sei tutto. Sei nel tutto. Sei nel tutto, ma non sei nulla più nella tua personalità, perché sei nel tutto. E in quel tutto sai tutto senza neanche pensare, perché sei. Quindi è ovvio che non possiamo vivere in questa dimensione quello stato d'animo, però possiamo creare dentro di noi una diversa coscienza e una diversa conoscenza di noi. Questo sì, credo che sia basilare. Certo, caro Bruno. Questo è quello che insomma noi speriamo di riuscire a fare nell'animo dei nostri amici, sempre così tantissimi che ci seguono, e è quello che con anche questa rubrica ci auspichiamo appunto di fare. Quindi davvero ancora grazie, caro Bruno, di tutte queste tue condivisioni che sono frutto di esperienze che possiamo appunto condividere così tra noi per andare uniti tutti, no, verso la stessa direzione, che è quella appunto di un'evoluzione, di una presa di coscienza, di uno sviluppo di coscienza
di un'azione, perché il futuro ci chiederà di agire, no? Il futuro ci chiederà di mettere in campo, di usare, di fare. Bisogna osare, conoscere e usare, è uno delle leve dell'alchimia, bisogna saper usare, apprendere, bisogna orare, bisogna pregare, lavorare. Ma lavorare vuol dire mettere anche nella pratica, perché se io leggo soltanto e poi non mi metto in azione, serve a poco. Però ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue qualità. Quindi io ti ringrazio per avermi ospitato ancora una volta. Grazie a te, caro Bruno. E allora diamo appuntamento ai nostri amici al mese prossimo con la nuova puntata di Camminare in Coscienza insieme al nostro carissimo Bruno Pesce. Grazie. Un augurio di buon cammino a tutti. Buon cammino a tutti. Grazie infinite, Bruno, caro. Grazie a tutti voi. Cari amici, allora arrivederci al prossimo mese con questo appuntamento che so che dai vostri feedback, da tutti i vostri commenti, insomma, ci ha confortato e ci ha fatto capire che siamo sulla strada buona e soprattutto siamo su una strada utile, perché non dimenticate che Focus è sempre vicino a voi e Focus si preoccupa davvero di fare un servizio per dare a tutti l'opportunità di poter evolvere, camminare, conoscere, sperimentare. Grazie ancora di cuore a tutti voi e appuntamento al prossimo mese. A presto ritrovarci.